altrimenti vomito. Ah, questo è quello del video. Attrezzatura notevole. Serve tutto questo per processare le brain dance? Mm-hmm. Analizzatori, amplificatori sensoriali, monitor di onde acustiche ed emotive, convertitori di espressioni facciali. Judy. Va bene, va bene. Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. Mm. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Ho visto di peggio. Cioè, dovresti vedere porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Se vuoi. Quindi facciamo entrare V? Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? Conosco le BD, ma quelle grezze sono territorio inesplorato. Rilassati, ti spiego tutto. È meno complicato di quello che sembra. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Comunque i doppiaggi in italiano sono fatti davvero tanto bene, eh. Eccetto un qualcosina, però tutti i dialoghi principali sono fatti molto bene. Prima devo creare il tuo profilo sensoriale. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Mezza pippa. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Mm-hmm. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Dovrò ripetere il processo di calibrazione ogni volta? Non necessariamente, ma vale la pena di aspettare. Dammi ancora 2 minuti e vedrai cosa può fare l'analisi della BD. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ora vediamo dove potremmo... Non può usare la mia registrazione, perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà mi sembra giusto. Ho qui qualcosa. Dovrebbe essere perfetto. Avviala. Mm-hmm. Prima ti faccio provare la versione su misura, così ti orienti un po'. Poi passiamo alla modalità modifica. Immersione fra 3, 2, 1. Sflesciamento. Sperando che non cresci nulla. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. Mi posso muovere? Ah no, sono un semplice spettatore a terra, anch'io. Tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi, ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Sì, io... Muoviti o ti faccio saltare la testa! Respiri lenti e profondi. Hai cortisolo e adrenalina alle stelle, ma il software ha attivato gli inibitori ormonali. Ve la ricordate questa immagine? L'avevamo visto tanto tempo fa in qualche video. E guardate un po'. Guardate i colori come sono più forti, più chiari, l'illuminazione. L'avevano pompata un po' sto immagine, è un po' diversa da quella renderizzata. Vabbè. Non è successo niente, sei vivo e vegeto. Quel lampo di... shock. Lo sento ancora, ricordo. Cazzo, l'ultimo secondo. Potevi avvisarmi di quanto fa male morire. Credimi, morire davvero fa molto, ma molto più male. Non ne sarei così sicuro. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica.
Interrompo il collegamento alla matrice sensoriale dell'autore. Così puoi guardarti in giro liberamente. L'intera scena è tua. In modalità analisi hai il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare, fare tutto quello che vuoi. È come una piccola sandbox. Si dà un po' da schifo. In modalità analisi controlli la riproduzione. Puoi anche mettere in pausa se serve. Richiama la console per riprendere. Prova. Modalità riproduzione tab. Ok. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. Da paura, vero? E non è tutto. Puoi anche accelerare o mandare indietro a tuo piacimento. Ok, quindi vai. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Andiamo un po' avanti. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ti fa di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. Allora, okay. Allora, diamo un pochettino. Perfetto. Ok. Continuiamo. Adesso ascolta. In modalità analisi puoi sentire suoni e conversazioni sullo sfondo, se l'autore era abbastanza vicino. Questa tecnologia registra tutto, ogni minimo dettaglio, anche le cose di cui l'autore non si è mai reso conto. Per vedere le fonti dei segnali sensoriali registrati, passa al livello dell'audio nell'editor. Vai, prova. Come si fa left shift? Ok, ora dovresti vedere vari segnali sonori nel negozio. Scegliene uno e concentrati su quello. Devo andare, però? Ah, il primo è qua, ci sono ste ondine verdi. Un pacchetto di sigarette, un pacco di brotef e un paio di zepper. Ok, oggi c'è un'offerta su due gusti. Curry e... A terra! Tutti a terra! Allora, che ti pare? Incredibile. Sul serio, è come se stesse succedendo qui e ora. È così che funzionano gli impianti per registrare le BD. Rilevano tutti gli elementi sullo sfondo. Poi il tecnico li regola, li mette in risalto. Continua a giocare con i suoni, esplora un po'. Quando ti stufi, continuiamo. A volte in modalità grezza puoi analizzare i livelli extra, tutto quello che il cyberware dell'autore ha registrato. Tipo? Eva ha un'ottica Kiroshi che rileva gli infrarossi. Quindi nella sua registrazione puoi vedere i segnali termici. Che figata. Adesso aspetta finché il tizio... È un casino però sta roba. Ho paura di dimenticarmi tutto. Shift, cambia livello. Come faccio a vedere gli infrarossi, scusate? Allora, andiamo avanti veloce. Voglio vedervi baciare il pavimento! La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Vai. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Riproduci. Ora, o giuro su Dio che ti sparo in faccia. Muoviti o ti faccio saltare la testa. No, mi immagino che sia stato lui a sparare, credo. Ah, visto? No. Gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Ma tu sì. Adesso arriva. È la mia parte preferita. Vedi la lucina sopra l'ingresso? Telecamera di sorveglianza. Avrai inquadrato chi ha sparato, lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso. Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo e scansionalo. Torna quando lo schermo è nel campo invisibile del ragazzo, oddio. Avanti. Ah, è qua, vediamo. E che cacchio! Eccolo. È stato il suo ciumba a sparargli. Aveva in mente tutto fin dall'inizio. Una BD come questa gli avrà fruttato un bel gruzzolo sul mercato nero. Gli schizzati pagano fior di quattrini per una flatline in diretta. Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire. Ok, usciamo. Grande figata. Bisogna capire quando utilizzarli e come utilizzarli, sti affari. Devastante. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Ok, sì, ci sono. Vi, non c'è tempo. Continuiamo, per favore.
Okay. Cioè, le mutandine rosse quella, eh? Ok, vai. Vai a cavallo con il Basie Instinct. Ehi, 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 chi? La netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Ed. Judy, T-Bug è una professionista e fin troppo discreta. Puoi fidarti di lei. Perché me lo dici tu? Ti prego, Judy. Non ti metterei mai in pericolo. Adesso si danno un bacetto. Ok, B. Chiama T-Bug e procediamo. Ehi, B, che succede? Bug, ascolta. Ho una registrazione utile del Compeki Plaza. Una brain dance. Compeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? Judy ed Evelyn. Sono a posto. Mi stanno aiutando ad analizzare la BD. Ok. Dimmi cosa abbiamo per le mani. Ascolta, mi serve il tuo aiuto. Non ho idea di cosa cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Dovresti ricevere la mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Un millisecondo. Ok, connessione confermata. Ora un ice rapido e ci siamo. E adesso parliamo. Oh, sono tutte donne. Vai pure, Judy. Cioè, ormai femminismo la manetta. Ok, B, occhi aperti. Scopriamo dove Yurinobu tiene il relic. Oddio. Sembri un bel bocconcino di carne scopabile. Lo sei. Di Evelyn. Ho sentito la sua paura. Di certo l'ha tenuta sotto controllo. Ho detto no. Vorranno la mia testa per questo. Allora morirai per una buona causa. Ma io... Mettiti comoda. Un minuto e ho... Ascolta la conversazione, Bey. Potrebbe essere importante. Allora, vediamo. Guarda, lei è gnocchissima. Ascoltiamo la conversazione. Morirai per una buona causa. Ma io... Mettiti comoda. Un minuto e ho finito. Sento un ronzio. Aerazione e raffreddamento. Saranno dei server. Tutti quei marchingegni costosi avranno dei controlli. Lo scopriremo molto presto. Un minuto e ho finito. Il programma è ancora in fase di prova. Non possiamo metterlo in commercio così com'è. Lo scopriremo molto presto. Per favore parli con suo padre. Ha preso molto a cuore il progetto. Può sicuramente spiegarne i rischi connessi. Mio padre è vecchio. Un uomo stanco, privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà e che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai nulla. Non dovrei nemmeno sentire cose del genere. Tu ora mi ascolti. Saburo è un despota confuso, totalmente isolato dalla realtà. Fossilizzato in una visione del mondo che da tempo non esiste più. Un mondo che forse non è mai esistito. Non siamo mai stati d'accordo negli ultimi 20 anni. Non credo proprio che lo saremo ora. Legga attentamente la documentazione. Il relic deve essere tenuto nel modo corretto. Si assicuri di farlo. Sentito? I documenti del relic dovrebbero essere qui. Cercali. Allora, scansione del sistema di sicurezza dell'appartamento. Opzionale, però vabbè, famolo. Merda, telecamere zeppe di neotecnologia, sensori di movimento, attivatori termici, IFF. Sei in grado di seccare tutto? Altro che, devo soltanto accedere alla loro sottorete. E questo è uno, però evidentemente non è a sufficienza. Va tutto bene? Mi sembri teso, nervoso. È una fase, passerà presto. Posso darti una mano, ma a una condizione. Tu pretendi qualcosa da me? Solo una. Concentrati su di me. Oh, hai ancora qualche... Vediamo qua questa traccia audio. No, allora traccia video.
Qua c'è un'altra telecamera, temo. Ok. Questa invece? Torretta automatica addirittura. Scanner ultimo modello. I sistemi sono tutti connessi al server. Puoi disattivarli? Dall'esterno è impossibile. Devo prima entrare e controllare come sono connessi al sistema. E non abbiamo ancora finito di scansionare il sistema di sicurezza. Che palle, vai. L'ultima volta mi sono piaciute. In camera, sul comodino. Ho un'idea. Torno subito. Andiamo. Mi apre una porta, magari. Molto bene, ma vieni qui da me. Un attimo. Cerco la cosa perfetta. Ah, questa ti piacerà. Canzone. Carica, sicura e inserita. Buono a sapersi. Quando sarai lì, ricordati che c'è un ferro. Questo? Pad? Posso scansionarlo? Sì. Il manuale parla di un contenitore a temperatura controllata. Il relic deve stare al freddo. Quindi il chip deve stare in freezer? Sì, altrimenti si danneggia. Ok, attiva il rilevamento termico nell'editor. Forse sarà più facile capire dove Yorinobu tiene il chip. Allora, però non ho ancora capito come fare a cambiare il rilevamento termico. Sempre shift, sì. Ah, ok, bene. Allora, se deve stare al freddo, deve essere un qualcosa di molto scuro, tecnicamente. Comunque è una figata sta cosa, è veramente una figata. Proviamo ad andare avanti, perché qua non mi sembra che... Comincia a diventare più rosso qua, eh. Waricame. Mi sei mancata. Lo so. Ah, perché finisce qua? Mi scusi, no? Ma che senso ha che abbiamo visto tutto e poi qua smette, dai. E quindi dove sarà sta roba? Non abbiamo neanche finito di scansionare i sistemi di sicurezza? Resettiamo, va. Ah, c'ha pure un camaleonte. No, prima non l'avevamo proprio visto, il camaleonte. Di qua non so, possiamo salire? No, non mi lascia salire. No, sono bloccato. Ok. Privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà e che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai nulla. Qua. Nel frigo bar, giustamente. È solo un frigo di lusso. Ah, che sfiga. La temperatura non corrisponde alle istruzioni. Lì non c'è nulla. Meno 18. Invece quanto deve essere? Non mi ricordo. Vediamo un po' com'è che è raffigurato. Non si nota, eh. Diciamo, mantiene lo stesso colore dello sfondo, un blu scuro. Questo? Cos'è? Visione del mondo che da tempo non esiste più. Champagne? Donaghis. A quanto pare Mister Arasaka ha qualcosa da festeggiare. Pensi davvero di trovare il chip lì? Impossibile. Temperatura troppo bassa e instabile. Buona idea, comunque. Oh, cos'è quella roba laggiù? Cos'è quella roba laggiù? Vediamo. Ok, rilevo il segnale termico. Corrisponde alle specifiche. È qui che Yorinobu tiene il chip. Garantito. Mm-hmm, ce l'abbiamo. Ottimo lavoro. Abbiamo quello che ci serve. So, usciamo. No, aspetta, voglio ancora vedere una cosa. Voglio scansionare il tutto. Forse andiamo verso la fine. Com'è? Lo scopriremo. Allora, qua c'è una traccia video, vediamo. Quello l'abbiamo già visto. C'è ancora... Ah, magari solo sto uscita qui. Aria condizionata, okay. Modello standard per gli hotel di questo calibro. Va bene, possiamo uscire. Come si esce? X. Che figata, figlioli. È quello che volevi? Che figata. Sì, può bastare. Grazie, Judy. Siamo a posto. A dopo, T-Bug. Ottimo lavoro, direi. A presto. Cancello la cache e i tuoi dati. Come se non fossi mai venuto. Tienilo, lo metto sul conto di Ev. Dispositivo portatile per gestire le BD. È già calibrato su di te.
Non è sofisticato come la roba che abbiamo qui, ma farà il suo dovere. E tiene i problemi alla larga da te. Ingegnoso. A proposito di problemi, sapete cosa vedo quando vi guardo? Due morti che camminano. Ci serviva quella registrazione, Judy. Praticamente la BD ha già fatto tutto il lavoro. La BD ci farà ammazzare. Altro che. Se l'Arasaka scopre che ce l'avete, siete morti. Eppure io. Judy, rilassati. Non lo saprà mai nessuno. Evelyn, per favore, niente stronzate. Se prendi quella strada, la città vince sempre. Sta attenta. Certo, lo farò. Comunque, parliamo tra un attimo. Ok. Mi è crashato il gioco proprio appena abbiamo finito il tutto, perché altrimenti avrei dovuto rifare di nuovo tutto da capo nella simulazione del video. Quindi mi è andata bene. Purtroppo questi crash sono continui. Beh, che ne pensi? Che sei gnocca, tanta roba. Quindi, ora che si fa? V. Sì. Fa questo lavoro per me. Sì. Intendo solo per me. Sì, baby. Niente divisioni del bottino con altri. Niente okay. Intermediari. Niente Dex. Ci sta. No, niente Dex, no. Non se ne parla, infatti, no, io sono uno di parola. Non se ne parla. Dex ha fatto un salto nel buio con me. Si fida. E ora io sto facendo lo stesso. 50%. Con una cifra del genere sul tuo conto, Dex non ti servirà più. No, scusa, non volevo abbassarmi, però beh, niente male come visuale. Volevo schiacciare F. No, Evelyn, non è una questione di soldi. Pensavo fossi un mercenario. No. Che fosse sempre questione di soldi. Nah, non se sbaglio. Devo fregare qualcuno che si fida di me. Mica sono come te che per i soldi okay. Faccio tutto. Non te l'ho mai chiesto. Ma, V. Sì. Cosa? Sì. Spero che tu sia tanto abile quanto ingenuo. Chiamami quando hai preso una decisione. Ti mando il mio numero. Ok. Buona fortuna. Va pure. Devo scambiare due parole con Judy. So io cosa ci fai con Judy. Va bene, cari figlioli, abbiamo fatto tanta roba. Ha tentato anche di corromperci, ma noi siamo... La registrazione di Evelyn al Compechi valeva il nostro tempo. Magnifico, T-Bug mi ha già chiamato. Ha detto che sta facendo le sue magie. E il Flathead? Ancora niente. Vado adesso. T-Bug dice che è impossibile arrivare al cibo senza quel bot. Al lavoro, Mr. V. Va bene. Ok, usciamo di qua, va. E io direi, figlioli, che possiamo fermarci qui. Mi raccomando, lasciate un bel like e noi ci vediamo prestissimo. Ciao.